Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV. Come ogni sera partiamo dai nuovi contagiati. I nuovi positivi in Toscana sono più 3, ieri erano più 8. A livello di tutto il paese, quindi a livello italiano del nostro paese, sono più 210, ieri erano più 303. E se andiamo a guardare nelle province, i più 3 contagiati, nuovi persone che hanno contratto il coronavirus, si trovano tutte ad Arezzo. Lasciamo l'argomento e partiamo parlando del nuovo stadio di Firenze. Venerdì ci sarà una manifestazione dei tifosi proprio per sostenere Commisso per il nuovo stadio della Fiorentina. E intanto oggi incontro nel pomeriggio col sindaco Fossi e Joe Barone proprio per a Campi Bisenzio per parlare e per instaurare la strada per il nuovo stadio che potrebbe sorgere proprio lì. Ci racconta tutto Gigliola Caridi. Pronti a scendere in campo anche i tifosi viola. Per venerdì prossimo, dalle 20 in poi, è in via di definizione una manifestazione dei supporter della Fiorentina a favore di uno stadio nuovo. Una cavalcata che partirà dall'Ipercop di Ponte a Greve per arrivare fino allo stadio Franchi, dove nel piazzale Maratona sarà anche allestita una sorpresa. Una manifestazione spontanea per far sentire la vicinanza dei tifosi al patron della Fiorentina, Rocco Commisso, fortemente intenzionato o a ristrutturare in maniera significativa lo stadio Franchi o a costruire un nuovo stadio nel comune di Campi Bisenzio. Intanto oggi pomeriggio si è svolto un altro incontro tra il direttore generale della Fiorentina, Gio Barone, e il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi. Al momento siamo qui per Campi, poi per Franchi servono tutto quello che ha detto Rocco Commisso quando ha parlato la settimana scorsa. Ovviamente è un passo difficile, vediamo quello che succede lì, però qui è il nostro progetto, un progetto molto reale. E il popolo viola non deve essere preso in giro, quella è una cosa molto molto importante e questo deve terminare. Siamo qui per dare il massimo per la Fiorentina e siamo qui per questo progetto e per lo stadio qui a Campi. La settimana scorsa avevamo individuato il percorso, l'iter amministrativo che seguiva appunto quel fatto importante è stata l'opzione d'acquisto che la Fiorentina e i proprietari dei terreni a Campi hanno fatto, quindi oggi è l'avvio dell'iter amministrativo, burocratico, urbanistico, chiamatelo come volete, quello è. Diciamo che la roadmap la stiamo affinando, appurando, però oggi era importante avere il primo dato ufficiale, quindi la manifestazione di interesse, diciamo tecnicamente così si chiama, della Fiorentina nei confronti dell'amministrazione comunale, perché questo atto ufficiale ancora non c'era stato, perché giustamente doveva venire dopo l'atto tra i privati che avevano definito l'opzione d'acquisto su quei terreni. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno scoperto una frode fiscale all'IVA per 450.000 euro e hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo diretto per equivalente emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura. Il provvedimento ha disposto il sequestro di 6 unità immobiliari e 10 autovetture di proprietà di 2 soci di una società di Empoli operante nella fabbricazione di strutture metalliche. In particolare la società registrava nella propria contabilità IVA fatture in acquisto per oltre 2 milioni e 100 mila euro, in realtà mai emesse dai fornitori indicati, facendo anche figurare un pagamento mai avvenuto, così generando automaticamente un esistente credito di IVA per quasi 500.000 di euro. E oggi all'Aula Bunker di Firenze ha parlato la difesa degli imputati del caso Duccio Dini. A fine mese prevista la sentenza. Tutti i dettagli in questo servizio di Rachele Campi. Vediamo. È stata chiesta assoluzione. So cosa faranno gli altri. È verosimile, facciano lo stesso. Sono iniziati questa mattina intorno alle 9.30 all'Aula Bunker di Firenze gli interventi della difesa degli imputati nel caso della morte di Duccio Dini, il giovane di 29 anni che in sella al suo scooter il 10 giugno di 2 anni fa è stato investito e ucciso in un incidente stradale causato da un inseguimento in auto tra Rom. In 7 sono finiti a processo. A febbraio di quest'anno la prima requisitoria, dove l'accusa ha chiesto 22 anni per chi quel giorno ha sfrecciato a gran velocità in via Canova, sfiorando tra l'altro un secondo uomo alla guida di un motorista
Torino e che ha avuto la prontezza di accostare al lato del marciapiede. Sorte diversa è toccata a Duccio, fermo al semaforo rosso in attesa di ripartire per andare al lavoro. Questa mattina fuori dall'aula la zia del ragazzo, provata dal dolore, insieme all'avvocato della famiglia Marco Ungar. Per la fine di giugno è attesa la sentenza. Non c'è niente da dire, stiamo ascoltando le arringhe e le difese, non c'è da condividere niente. Ecco, e poi... volevo capire una cosa, insomma, alla fine di giugno insomma, ci sarà... Dovrebbe esserci la sentenza il 30 giugno, sì. Ecco, i familiari sì. Come stanno vivendo questo momento? Ve lo potete immaginare. Quindi insomma un momento difficile, un momento di grande attesa. Inevitabilmente, grazie. Verrà depositata entro 60 giorni la perizia psichiatrica che è stata fatta oggi nel carcere fiorentino di Sollicciano al 39enne bengalese che lo scorso 21 aprile a Levane, siamo nella provincia di Arezzo, uccise la figlia di 3 anni e mezzo e aggredì il figlio di 12 anni e poi tentò il suicidio. La perizia dovrà accertare se l'uomo fosse in grado di intendere e di volere in quei frangenti e se sia in grado di sostenere un processo. Andiamo a Prato, violenza sessuale sull'amica della moglie, ex bancario condannato a 6 anni di reclusione a risarcire la vittima con 25.000 euro. Nadia Tarantino. Spinse l'amica della moglie contro una porta, le abbassò i pantaloni e le mutandine. Quando lei cercò di sottrarsi, la afferrò per un braccio, la buttò sul divano e la violentò. È uno degli episodi che oggi hanno portato un ex bancario 63enne alla condanna a 6 anni di reclusione per violenza sessuale. La sentenza è arrivata al termine del processo celebrato davanti al collegio presieduto dal giudice Francesco Gratteri, che ha accolto quasi totalmente la richiesta della condanna a 7 anni avanzata dal pubblico ministero Laura Canovai. Alla vittima, costituita parte civile, è stato riconosciuto un risarcimento di 25.000 euro, 5.000 dei quali da corrispondere subito a titolo di provvisionale. I fatti risalgono all'estate del 2017. L'uomo è finito sul banco degli imputati per 2 diversi episodi denunciati dalla donna che frequentava la sua casa in quanto amica della moglie. Denunce circostanziate che hanno convinto prima la procura e poi il tribunale. Baci e palpeggiamenti sotto il reggiseno la prima volta, mentre la moglie dell'imputato era in bagno a lavarsi i capelli, un rapporto sessuale vero e proprio la volta successiva, quando la moglie, pur avendo invitato l'amica a casa, si era momentaneamente assentata. Atto sessuale interrotto, secondo la ricostruzione, al rientro della coniuge nell'abitazione. E operazione partita questa mattina da Bologna, che ha coinvolto anche però il capoluogo toscano. Hanno un'operazione Aquarius, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone, 6 in carcere, 3 agli arresti domiciliari, ritenute responsabili a vario titolo del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli arresti, alcuni arresti sono avvenuti anche a Dicomano, proprio nella provincia di Firenze. E restiamo a Firenze perché dopo 77 anni è tornato nella caserma dove l'avevano rinchiuso i tedeschi Bruno Fagioli, 96 anni, era evaso il 22 settembre del 1943 dalla caserma Fadini di Firenze e ci è rientrato proprio per la prima volta oggi insieme alla moglie, si ricordava tutto e naturalmente a stento ha trattenuto le lacrime ricordando quei momenti così difficili. E un protocollo d'intesa per rinegoziare gli affitti commerciali è stato firmato proprio oggi nel capoluogo toscano, in prefettura. Tutti i dettagli in questo servizio, vediamo. Un protocollo d'intesa per rinegoziare gli affitti commerciali a Firenze, studiato apposta per le imprese in crisi di liquidità a causa dell'emergenza Covid-19, è stato firmato a Firenze in prefettura. Si tratta di una sorta di patto sociale trasversale che si rivolge alle imprese in difficoltà a causa della sospensione totale o parziale dell'attività lavorativa durante i mesi di lockdown. Una iniziativa che rientra nell'ambito delle azioni messe in campo per evitare che la crisi di liquidità connessa all'emergenza in atto possa portare a fenomeni di usura, di speculazione o di infiltrazioni illecite nel tessuto produttivo. Se prendete la lista dei principali proprietari immobiliari, sono italianissimi, quindi parlano la nostra lingua. Chiedetelo ai commercianti, chiedetelo a Gilli, a Pascotti, chiedetelo ai ristoranti fiorentini, i loro interlocutori, locatori, se sono fondi stranieri o sono italianissimi. Visto che sono italianissimi e sono pure nostri concittadini e corregionali, questo strumento che firmiamo oggi sarà utilissimo perché sappiamo chi sono e quindi ognuno di noi sarà chiamato a fare la propria parte. Io come sindaco
Proporrò a Laura Lega, che peraltro su questo fronte è stata sensibilissima, di incontrare insieme i 10 proprietari più importanti. E vi assicuro che i 10 proprietari immobiliari più importanti di Firenze non sono stranieri, sono italiani. Non è che possiamo mettere la pistola alla tempia. È uno strumento che si basa sulla disponibilità. Poi faremo, personalmente io sono anche disponibile a far sapere chi aderisce al protocollo e firma e chi non lo fa, perché è bene, voglio dire, che certe cose a un certo punto si dicano pure, perché le nostre aziende sono in difficoltà. Questo protocollo è un punto di partenza e di chiarezza e io intendo usarlo e anche, come dire, ringraziare chi aderirà al protocollo firmando accordi di rinegoziazione. E sofferenza anche al mercatino delle pulci, le vendite sono poche e qualcuno si lamenta anche della nuova struttura. Vediamo perché. Un unico coro, gli affari non vanno troppo bene al mercatino delle pulci a Firenze. Il lockdown ha fatto i suoi danni, inoltre con la crisi e il lavoro che qualcuno ha perso si spendono meno soldi. La gente viene però guarda, ma è difficile che compri. Guarda ma non compra. Poco. Non c'è gente. No. C'è chi lavora più con turisti e chi no. Secondo la merceologia, capito? Io per esempio non lavoro con altro turisti perché le cose grandi, turisti, ora c'hanno tutte le borsine, capito? Non è che. Ho capito. Però diciamo manca tutta una clientela legata al turismo, tipo B&B, le case d'affitto, cioè allora magari sono fiorentini che non se le mettono in casa, arredano. È un momento complicato. È complicato, complicatissimo. Allora, all'inizio naturalmente si è fatta anche delle giornate proprio da zero incassi. Ora qualche cosina, perché qualche cliente ci comincia a tornare, però è dura, perché sa, noi trattiamo un articolo che insomma, volendo ne possano fare anche a meno. Ma non sono solo le poche vendite a preoccupare. È veramente caldo qui, è caldo con questi, con le coperture, brava, e se piove si bagna tutto e dobbiamo coprire, e ora che si va incontro al caldo, ed è il primo caldo che passiamo sotto a queste tettoie qui, alle 2, alle 3 si respira. Però ne avete già, diciamo, avete già provato, è un comune a dirlo, ma ora poi non c'è da chiedere niente, così è e così rimarrà, penso. Non è un momento facile. A casa di Marta, RSA no Covid, che è riuscita a proteggere i suoi ospiti dalla pandemia, siamo tornati a Prato. Stamani c'è stata una sorta di festa per la riapertura alle visite di figli e parenti. Da ieri infatti i familiari, organizzati su appuntamento, possono di nuovo incontrare i loro cari. Per l'occasione è stato portato a termine un murale scoloratissimo progettato da nonni, realizzato dall'artista volontaria Camilla Giannini, che è stato firmato in diretta dagli ospiti con le loro impronte digitali multicolor, insomma una bella notizia diciamo. E domani inizia questa maturità un po' strana. Siamo andati a vedere come si sono organizzati, in particolare come si è organizzato l'Istituto Tecnico Marco Polo a Firenze. Ci racconta tutto Chiara Valentini. Nessuna attesa nei corridoi a ripassare fino all'ultimo minuto, niente amici o genitori a sbirciare dalla porta. La maturità 2020 che inizia domattina è diversa nei contenuti e nelle modalità. Nei contenuti perché non c'è scritto, ma solo un maxi orale multidisciplinare in 5 fasi, compresa tesina e domande su cittadinanza e Costituzione. Nelle modalità perché dettate dall'emergenza Covid. Qui siamo all'ITT Marco Polo di Firenze, che nel rispetto della normativa ha predisposto la pistola sanitaria per la temperatura, l'autocertificazione, il gel, percorsi prestabiliti di entrata e uscita dalla scuola. 250 i ragazzi iscritti qui che stanno per vivere la loro notte prima degli esami. Le aule sono organizzate per rispettare 2 metri tra i commissari, che dovranno sempre indossare la mascherina, mentre lo studente è collocato, diciamo, in cattedra. Lui o lei la mascherina se la potrà togliere una volta a sedere. Nel caso del Marco Polo sono previsti anche lavagna e computer.
Il come è andata, cosa ti ha chiesto, è rimandato. I corridoi saranno liberi, si entra uno alla volta e con un solo accompagnatore. Il preside del Marco Polo è tra quelli che più hanno spinto per una maturità in presenza, soprattutto per il valore simbolico e di passaggio che ha questa giornata. Ammette però che per come è concepita e organizzata la scuola in Italia, il ritorno in classe per tutti era impossibile. Lo dico con grande dispiacere perché invece io ho spinto perché si facesse almeno la maturità in presenza e perché si torni a settembre tutti in presenza. Ma in questo momento non era possibile rispettare il distanziamento previsto dentro le aule perché mediamente ci sono 25-30 ragazzi, anche 30 ragazzi nelle aule e non è possibile, a mio giudizio non è possibile nemmeno tenere la mascherina realisticamente tutta la mattina, quindi secondo me è stato giusto non far rientrare i ragazzi a scuola e però a questo punto è importante aprire una riflessione su come ricominciare a settembre tutti insieme. Ecco, ripartire a settembre, ma come? Sentiamo la riflessione che abbiamo fatto con il preside. Io continuo a pensare che in questo momento i contagi stanno molto diminuendo, in alcune scuole d'Europa sono ripartiti e siamo a giugno, forse fra 3 mesi a settembre ci potrebbero essere le condizioni per ricominciare tutti regolarmente. Se questo non fosse possibile ci sono alcune soluzioni operative. Io sono contrario a far entrare metà classi con le altre metà collegate perché si mescolerebbero due approcci che sono differenti. A quel punto, secondo me, sarebbe più sensata un'altra cosa. Io faccio entrare le classi intere, ma metà classi della scuola. Ogni classe la divido in due aule, perché se io ho metà scuola vuota, la prima A la posso dividere in un gruppo 1 e in un altro gruppo 1 in un'aula a fianco. A quel punto questa metà scuola fa tutta lezione in presenza. Per una settimana metà scuola sta in presenza e metà scuola fa un lavoro tutto a distanza e la settimana successiva si alternano. È stato previsto che dal 1° di settembre, quindi prima degli altri, rientrino a scuola i ragazzi che hanno avuto delle insufficienze per recuperare. Si organizza, si fa. Però la partita vera è un'altra, è quella di approfittare di quello che è successo per cambiare la scuola. Per esempio l'insegnante di economia dovrebbe fare i conti con quello che è successo. L'insegnante di diritto potrebbe fare delle domande sulla tutela della privacy, le questioni di cui abbiamo discusso in questi giorni. Siamo in una scuola di indirizzo turistico. Tutti dicono che Firenze non può ricominciare come prima perché i turisti non ci sono più. Allora forse sarebbe interessante che una scuola come questa partecipasse alla discussione su come cambia la società, su come cambia l'identità della città di Firenze, su come cambia il turismo. Quindi una scuola diversa che modifica i tempi e gli spazi, che apre una riflessione sulla riduzione di alunni per classe e che cambia anche i contenuti del suo fare scuola. Riapertura delle spiagge, cartelloni uguali per tutti, i comuni del litorale con le norme da seguire. Ci dice tutto Caterina Gonnelli. Le parole d'ordine di quest'estate dovranno essere principalmente tre: sicurezza, salute, spazi. Tutte caratteristiche che costa e isole dell'arcipelago toscano possono offrire sia ai cittadini sia ai turisti, permettendo di poter godere al meglio del periodo estivo e di vacanza anche dopo l'emergenza che ci ha colpito. Con oltre 1.500 cartelli uguali per tutti i 36 comuni del litorale toscano, isole comprese, per accogliere e informare sui comportamenti da seguire sulla spiaggia affinché si possano rispettare le norme precauzionali anticontagio da Covid-19. La Regione, in collaborazione con l'Associazione dei Comuni e Toscana Promozione Turistica, ha deciso di produrre una cartellonistica per tutti gli accessi al mare delle spiagge pubbliche in italiano e in inglese, con riprodotte in modo chiaro le norme dei protocolli di sicurezza, redatti per le spiagge libere affinché si riduca al minimo il rischio di una recrudescenza del virus tra residenti e turisti. Il format del pannello, modulabile in più dimensioni, segue una linea coordinata utilizzando il marchio Costa Toscana Isole Toscane con i colori azzurro e bianco in predominanza. Il layout è diviso in due parti, una uguale per tutti con le spiegazioni in bilingua e i loghi di Regione, ANCI, TPT e visittascani.com. L'altra, personalizzabile dai territori, con il nome di ogni ambito turistico.
gli eventuali loghi dei comuni facenti parte e un QR code che rimanda a una pagina del sito con tutte le informazioni sulla sicurezza e sul territorio. E domani riapre Maggio Musicale, 200 posti in sala, concerti in sicurezza che verranno anche trasmessi in diretta streaming, presentati oggi in una conferenza stampa, protagonista Zubin Mehta che tra l'altro in autunno festeggerà i 50 anni con il Maggio Musicale. Tutti i dettagli in questo servizio di Gigliola Carini, vediamo. Nel prossimo autunno il maestro Zubin Mehta festeggerà i 50 anni di collaborazione con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Lo ha annunciato il sovrintendente del Maggio, Alexander Pereira, nel corso di una videoconferenza alla presenza dello stesso direttore d'orchestra che si appresta a dirigere a Firenze ben 7 concerti. Il 17, il 20, il 23, il 27, il 30 giugno, il 3 e il 7 luglio, con l'esecuzione integrale delle sinfonie di Franz Schubert. Festeggeremo i primi 50 anni di Mehta con la nostra orchestra il prossimo 6 ottobre, ha precisato Pereira. Per l'occasione è previsto un concerto nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio e a seguire una cena di gala al Teatro dell'Opera. Per l'occasione Mehta dirigerà l'orchestra e il coro del Maggio Musicale Fiorentino in La Creazione, grandioso oratorio che Franz Joseph Haydn 1732-1809 compose tra il 1796 e il 1798, ispirato dai grandi oratori di Handel ascoltati a Londra. Riapre domani pomeriggio anche il Museo Marino Marini, siamo sempre a Firenze. Come tutti i musei, anche noi riapriamo in totale sicurezza sanitaria, chiaramente, quindi con tutti i dispositivi anti-Covid, così come richiesto dalle norme e dai decreti. Il Museo Marino Marini riapre in sicurezza, ma anche in libertà. Nessun percorso obbligato, nessuna segnaletica invasiva. L'unico museo di arte contemporanea in città si ripresenta al pubblico sottolineando la sua vocazione di piazza coperta per offrire ai fiorentini uno spazio che sia cultura e casa. Questo ripensamento sulla qualità anziché sulla quantità è sempre stata la missione del Museo Marino Marini e quindi lo sarà ancora di più. Cambiati gli orari, il museo riapre i mercoledì e i giovedì dalle 18.30 alle 22.30 e la domenica dalle 10 alle 19. L'apertura serale, l'entrata alla collezione permanente è gratuita, consentirà una visita particolarmente suggestiva. Chiaramente le luci saranno soffuse, quindi si potranno ammirare le opere in un contesto diverso dal quale siamo abituati a vederle e poi tornare la domenica per vederle invece con la luce del sole. La collezione modernissima di cavalli e figure umane di Marino Marini si arricchisce con l'apertura a pagamento della Cappella Rucellai, normalmente visibile solo su prenotazione. Il tempietto realizzato nel 1467 da Leon Battista Alberti su modello del Santo Sepolcro di Gerusalemme non ospitò mai i resti di Giovanni Rucellai che lo aveva commissionato, ma sopportavano ancora i fiorentini l'ostentazione della ricchezza, ma rimane un capolavoro del Rinascimento esaltato dal colpo d'occhio con la modernità del Marini. Un museo che da una parte è un loft e dall'altra un luogo intimo. Quello che noi vogliamo è che i cittadini, i fiorentini, sentano di essere a casa. E alcuni cinema sono riaperti e andiamo a vedere come si sono organizzati ad Arezzo. Ci siamo, il cinema sta per tornare in pista. Dalla sera di giovedì 18 giugno, dopo oltre 3 mesi di chiusura, il Cinema Eden tornerà ad aprire le porte ad Arezzo, nell'Arena Eden. Per l'Arena all'aperto come vi potete organizzare? Lì le sedie sono di plastica, quindi è più facile igienizzare, però dovrete pensare alla distanza. Sicuramente sì, per l'aspetto igienico è un pochino più semplice, perché essendo all'aperto, facendo poi probabilmente uno spettacolo solo, diventa tutto più semplice per l'aspetto igienico. Diventa un pochino più complesso perché comunque al momento ci sono comunque da mantenere distanze al pubblico, sia all'ingresso che all'uscita, i bagni comunque vanno sempre igienizzati a ogni ingresso, insomma ci sono tutta una serie di regole e di norme che vanno rispettate.
La città quindi avrà nuovamente uno spazio dove poter vedere i film più belli e significativi usciti tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Ma la bella notizia è che anche la multisala, il Cinema UCI, riaprirà i battenti. Quando? Inizialmente la data era quella del 17 luglio, ma si è saputo da indiscrezioni che la prima settimana di luglio, ovvero il 5 se non addirittura il 2 luglio, la multisala riaprirà. E in quel caso sarà anche un bel punto di riferimento per vedere film e godere anche di aria fresca proprio nel periodo più caldo, quello estivo. Insomma, pronti per il grande schermo e per il grande sogno. Arezzo torna a parlare di cinema. E io mi fermo qui con il telegiornale. Vi lascio a Massimiliano Martini per lo sport. Arrivederci.